Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ecco le parole che Gesù ci dona in anticipo per farci comprendere tutto ciò che si sta vivendo. Ci fa comprendere ciò che si visse allora e ci fa comprendere ciò che si sarebbe vissuto negli ultimi tempi che sono ora. Non perché ci si debba scandalizzare, ma perché si debba prendere coscienza della realtà che si vive per potersi preparare e affrontare il mondo, l'odio del mondo, quel mondo che si scaglia contro i figli di Dio, quel mondo preda di uno spirito anticristico che combatte chi ama Gesù, che combatte chi vive per difendere Gesù, i suoi insegnamenti, la sua verità, che mai potrà essere relativizzata perché è assoluta. Ecco ciò che ci troviamo anche oggi a vivere insieme. Questa contrapposizione tra chi è discepolo di Gesù e quindi animato dal suo spirito, dallo spirito di Cristo che procede nella storia, e da chi è animato dallo spirito del mondo, quindi dallo spirito del principe di questo mondo, quindi dallo spirito dell'anticristo. Ecco la contrapposizione tra Cristo e l'anticristo, tra lo spirito di Cristo che procede nella storia e lo spirito dell'anticristo che altrettanto procede nella storia. Ecco allora che ci si trova a combattere la buona battaglia, una battaglia spirituale che si vive quotidianamente, tra il bene, Dio sommo bene, che nel Figlio si è incarnato, si incarna e si manifesta, e il male, che si manifesta in coloro che lo abbracciano. Ecco allora l'amore fatto persona che si contrappone all'odio, quell'odio che si manifesta in maniera visibile. Ecco tanti anche oggi cristiani perseguitati in questo mondo, trucidati a motivo della loro fede, e che si manifesta anche in un modo più subdolo, quasi invisibile, mascherandosi, nascondendosi dietro all'amore. Ed ecco perché questa seconda sfida è ancora più insidiosa, perché non visibile, non immediatamente identificabile. Ecco allora che il male si maschera di ciò che pare essere bene per ingannare e traviare le coscienze. Ecco che allora si deve fare attenzione quando si dice o sentite dire Dio è amore. Quale Dio? Il Dio incarnato, Gesù, Cristo Signore, o altro, o altri? L'amore fatto persona, che il Padre ci ha donato per manifestare al mondo l'unica religione che è in comunione con il suo cuore? O un altro amore che vorrebbe unire tutte le religioni mondiali mettendole sullo stesso piano, facendo credere che Dio è amore e si manifesta quindi in ogni religione o in ogni filosofia religiosa? Ecco l'inganno dal quale oggi si deve fare attenzione. Dio è amore, Cristo Signore, Gesù Cristo, l'amore fatto persona. Altro è inganno. Ecco perché oggi si deve essere svegli, cari fratelli, care sorelle, vi parlo con il cuore. Si deve essere vigili, non ci si può addormentare. Un torpore è sceso su questo mondo, volutamente fatto scendere. E non c'è più tempo o voglia di dedicarsi a Dio e alle cose di Dio.
Non si può oggi demandare la propria salvezza eterna ad altri, ma in prima persona ci si deve ergere e dedicare tempo e spazio nella propria quotidianità a tutto ciò che è essenziale, quindi alle cose di Dio, quindi al progetto di salvezza di Dio. Non si può pensare o pretendere che basta una volta ogni tanto, una volta alla settimana, assistere, quasi che si dovesse timbrare una sorta di cartellino spirituale, per poter essere a posto con la coscienza. No, cari fratelli, ci si deve impegnare in prima persona ogni giorno, ci si deve mettere in gioco ogni giorno, sapendo che la strada che ha indicato Gesù non è mai quella che appare più facile e più comoda, ma è quella tortuosa, irta di ostacoli, di difficoltà. Questo significa prendere ogni giorno la propria croce e seguire il Maestro, sapendo che si arriva alla vittoria, si arriva alla meta, si arriva alla gioia, non un cammino che porta alla sconfitta, ma un cammino che porta alla vittoria, sebbene un cammino che va fatto con amore, per amore, con attenzione e con voglia, con viva voglia. Chi oggi non è animato da una viva volontà rischia di non farcela. Chi vuole, tutto può, con l'aiuto della grazia di Dio. Il paradiso non è, come altri insegnano erroneamente, qualcosa che gratuitamente viene concesso. Questa è eresia, questo è ingannare le coscienze. Il paradiso deve essere una conquista quotidiana di ogni figlio, che proprio perché figlio, avendo abbracciato la fede in Cristo Gesù, figlio di Dio, lotta ogni giorno per conquistarla, la vittoria, per conquistare il paradiso. Poi certamente interviene la grazia di Dio che aiuta e colma ciò che manca per vincere. Ma alla base ci deve essere la buona volontà. Ecco la sfida che oggi i discepoli di Gesù lanciano nuovamente a questo mondo. Il mondo non comprende questo linguaggio, perché il mondo non conosce né il Padre né il Figlio. Ecco che vi è questa stretta relazione tra il mondo e l'odio verso Dio, i figli di Dio e ciò che è di Dio. Un servo non è più grande del suo padrone, dice Gesù. Hanno perseguitato me, così perseguiteranno pure voi. Queste parole ora, negli ultimi tempi, si compiono nella totalità. Hanno perseguitato allora i discepoli di Gesù, quei primi amici, quei primi fratelli, che hanno donato la loro vita pur di rimanere fedeli a Gesù. Oggi, tanti cristiani in tante nazioni del mondo sono perseguitati a motivo della fede che professano. Basta consultare i rapporti che annualmente vengono stilati per comprendere il dramma che tanti cristiani vivono nel silenzio e nell'indifferenza generale. Nei paesi a rischio, un cristiano su 8 è perseguitato a motivo della propria fede. Quasi 300 milioni di cristiani perseguitati oggigiorno, e queste stime potrebbero essere in difetto rispetto alla realtà. La violenza contro i cristiani e il massacro contro i cristiani aumenta sempre più. Basta guardarsi intorno in questo mondo e pensare a ciò che avviene in Nigeria, in tanti paesi dell'Asia, Afghanistan, Pakistan, in Cina, ora in Armenia. Il paese che ha voluto il cristianesimo come religione di Stato e ora è attaccato violentemente e il mondo si gira dall'altra parte, anziché intervenire e far vibrare la propria voce affinché la libertà venga rispettata, ogni libertà. Dove sono i paladini della libertà che sono pronti ad intervenire di fronte ad ogni piccolo presunto abuso della libertà? Quando in gioco c'è la libertà dei cristiani, dove sono? Dove siete?
Gesù è odiato e i figli di Dio pure, nonostante Gesù abbia parlato e operato. Tanto Gesù si è prodigato per manifestare la sua essenza e la sua sostanza, la sua natura divina, uomo Dio. E così è per i figli di questa Chiesa, per i figli di Gesù, per tutti coloro che vogliono rimanere autentici figli di Gesù. Questa Chiesa, i figli di questa Chiesa, perseguitati e attaccati, già prima di essere Chiesa, nel momento in cui Maria Giuseppina Norcia ci ha preso per mano per farci rimanere nel cristianesimo autentico, c'è stato un'escalation di attacchi. Ricordo in particolare quando, anch'io ero presente, i figli di questa madre spirituale andarono ad onorare Giovanni Paolo II il 16 settembre del 2001, che venne in questa terra per svolgere la sua celebrazione. I figli di questa Chiesa andarono per onorare quel santo padre. E da quel momento iniziò una serie di attacchi di inaudita violenza. Qual era la colpa di questa donna e di noi suoi figli, se non il voler rimanere fedeli a Gesù e a chi con tanta fatica cercava di mantenere la barra dritta in una casa che era con tutta evidenza sempre più preda dello spirito dell'Anticristo. Dopo di ciò, alla luce di ciò che ben sapevamo che sarebbe avvenuto, la donna di Dio ci aveva avvisato per tempo, Gesù l'aveva preparata e avvisata per tempo, ecco che per coerenza si è deciso di staccarci, secondo il volere del Padre, e fondare questa Chiesa, per poter manifestare liberamente il proprio pensiero, per voler rimanere autenticamente fedeli a Gesù, il Re dei Re. Il Re dei Re non lo si festeggia a parole, lo si deve festeggiare e onorare con esempio di vita ogni giorno. Noi lo festeggeremo domenica, l'ultima domenica di novembre, e così sarà sempre, per mettere un punto fermo a questa festa, importante e santa, che non può essere svilita. Le parole non servono, non bastano, ci vogliono fatti concreti. Ebbene, nel momento in cui un fatto concreto è stato portato avanti, costituendo anche umanamente questa Chiesa, gli attacchi non solo non sono terminati, ma sono aumentati da più parti, sia dal potere religioso e anche da altri poteri che, uniti a quel potere, hanno portato avanti tante azioni di cui oggi non parliamo. Ecco perché la realtà è che Gesù è stato tradito dagli uomini, come Gesù aveva anticipato. Ed ecco perché lo spirito di verità che qui è sceso, che qui è presente, ora prende tutti per mano, prende i figli di questa madre Chiesa per mano per rendere testimonianza a Gesù, per rendere testimonianza alla verità, agli insegnamenti di Gesù e a tutto ciò che Gesù è. Ecco il nostro cammino, ecco il nostro voler rimanere cristiani autentici, ecco ciò che Maria Giuseppina Norcia, per comando del cielo, ha fatto scrivere su quella pietra unita alla piccola culla del bambino Gesù. Che questa sarebbe stata, è l'era dello Spirito Santo, l'era in cui lo Spirito di verità si manifesta nella totalità. Tante volte si è manifestato lo Spirito di verità nella storia, ma certamente questa è la manifestazione ultima e piena dello Spirito di verità, affinché i figli possano rimanere fedeli all'unica verità che salva, la verità di Gesù Cristo, l'uomo Dio, il figlio unigenito del Padre.
Solo amando e adorando il Figlio vi potrà essere il compimento di pace. Questa è la promessa che è stata fatta a Maria Giuseppina Norcia. E noi viviamo affinché questa promessa si compia. E noi operiamo con l'aiuto del cielo affinché tutto ciò si compia. Solo quando il mondo riconoscerà nel Figlio di Dio, l'unico Salvatore del mondo, la pace potrà essere stabile su questa terra. Non prima. Ecco perché il mondo è in travaglio, in subbuglio, e non riesce più a raccapezzarsi, perché ha perso di vista lo spirito autentico di Cristo. Cari fratelli, nostro compito è quello di testimoniare ogni giorno con viva gioia, con fede autentica, lo spirito di Cristo che è nel mondo e che mai abbandonerà i figli che a Lui si affidano, che mai abbandonerà i figli che si affidano a Maria, a Cristo, Re dei Re, e a Maria, Regina delle Vittorie, che ancora una volta, oggi più di ieri, accompagnerà i Suoi figli per vincere coloro che hanno lanciato la più grande sfida contro Dio e renderli nulla, affinché l'unico Re dei Re e Signore dei Signori possa vincere e trionfare, ora e sempre. E così sia.